15 ottobre 1844 nasce a Röken, nei pressi di Lipsia, Friedrich Nietzsche, uno dei più importanti filosofi occidentali del Novecento. Il suo pensiero, sempre controverso e punto di riferimento per l'ideologia nazista, è considerato uno spartiacque della filosofia contemporanea. Nei suoi scritti Nietzsche dà grande rilievo al mito, alla poesia e alla musica, in particolare a quella di Wagner. Fra i suoi scritti più celebri, Così parlò Zarathustra, in cui elabora la sua teoria dell'eterno ritorno, la Gaia scienza e la nascita della tragedia. Logorato da un enorme sforzo creativo e vittima di un grave collasso nervoso, Nietzsche muore il 25 agosto del 1900.